allora si avvicina all'esordio, cuore combattuto tra Messina, ma il professionista Sì, come l'ho detto alla conferenza stampa, secondo me era peggio se questa partita si fosse giocata da giocatore. Stai in campo, quindi da fuori sei preso da altre cose. Mentre quando stai in campo ripensi magari agli anni passati, invece adesso sei preso a guardare la partita, a guardare la tua squadra, quello che devono fare è cercare di partire nel miglior modo possibile. Ma più che altro per me ci tengo a precisare che questa cosa di partire bene se lo meritano i ragazzi, anche perché comunque ho notato che è una squadra che si è sacrificata tanto questa settimana, mi ha messo a mio agio, mi ha aiutato tanto, quello che io cercavo dal primo giorno della mia chiacchierata che ho fatto con loro, la massima collaborazione. Fino adesso non posso dire niente, anzi, spero che questo si tramuti in un risultato positivo per loro. Praticamente non cambia nulla rispetto al passato, tecnicamente il vice sindaco presumibilmente si farà qualche scelta diversa dal precedente al precedente allenatore e soprattutto un cambio di atteggiamento. Sì. L'atteggiamento deve essere assolutamente diverso, perché comunque se l'Avellino ha cambiato l'allenatore perché qualcosa non è andato per bene, non, sicuramente ci deve essere una svolta a livello mentale questa squadra, qua non guardiamo moduli, ci deve essere un atteggiamento importante, un atteggiamento di squadra che vuole vincere il campionato, squadra che vuole vincere la partita, al di là se poi non ci riesci o no, tu devi uscire. Che non c'è, alla fine non ci avrei nulla da rimproverarti. E questo deve essere l'atteggiamento della squadra. Poi i punti, le partite le puoi perdere comunque. Poi i moduli lasciano il tempo che trovano. È tutto nella testa. In questo momento dobbiamo ritrovare la testa. C'è il cambio di allenatore, si alterano le gerarchie, quindi tutti si giocano la maglia titolare. Sì. Però ci sono dei giocatori importanti che spero che mettano a frutto le loro qualità. Domani, domenica ci sarà una partita da categoria superiore, ci sarà la diretta a Campobello, già l'ho detto, squadra importante, quindi non possiamo dire che non siamo abituati a giocare questa partita, noi abbiamo la fortuna, io da allenatore ho la fortuna di allenare una rosa importante, giocatori importantissimi, abituati a queste cose, partiremo avvantaggiati, noi dobbiamo sfruttare questo in questo momento. Allora, appunto, per quanto riguarda la questione mentale, un Avellino che è chiamato a vincere, ad ottenere i 3 punti, siamo ovviamente per rilanciarsi dal punto di vista della classifica, quindi di punti, ma soprattutto per allontanare definitivamente il Messina da qualsiasi corsa verso un salto diretto. Noi in questa situazione non possiamo pensare, perché secondo me il pensare troppo fa male a questa squadra. Pensiamo, vinciamo, 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 però passano le giornate, non fai risultato. In questo momento è ritrovarci. E io so che se ci ritroviamo, poi dopo è una conseguenza. Perché se io ho a disposizione giocatori importanti che dimostrano quello che sono, alla fine non ce n'è. Non è presunzione, perché non voglio sviolinare, perché se andiamo a leggere, infatti le statistiche, i fatti parlano chiaro. In questo momento dobbiamo ritrovarci. Quando ci ritroviamo, il problema non è Messina o altre squadre, il problema credo che se lo devono creare loro, non noi. Però intanto la cosa più importante è che dobbiamo lavorare insieme a loro assolutamente, è ritrovarci. Purtroppo c'è sempre questa emergenza in infortuni, soprattutto in stato di servizio, in pratica lo stesso si era da anni, La cosa che io voglio chiarire è che non mi sentirete mai parlare, fin quando ci sarò io, non mi sentirete mai parlare di gioca questo perché quest'altro. No, io ho a disposizione dei giocatori, la società mi ha messo a disposizione dei giocatori importanti, non ci sono scuse. Anche perché se stanno qui stanno per giocare, non per fare la panchina. Stanno qui, giochiamo. A caso, stanno qui, devi giocare. Ma non è detto che sicuramente pure è un giocatore importante, che se sta bene gioca lui. È inutile nasconderci. Però in questo momento non c'è Puleo, caso sa bene che deve giocare. Se noi iniziamo a dire così, anche non diamo vantaggio al giovane, che
comunque è un giocatore importante. Quindi andiamo avanti, giocano, giocano perché questi siamo in questo momento e non ci sono scuse, andiamo avanti. Se, se vinciamo, vinciamo, se perdiamo anche. Sì, 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 cioè, possono dare tantissime soluzioni, lo stesso anche Ricciardi, anche se magari non l'ho provato, però lo tengo in, in grossa considerazione, come del resto tutti. In questo momento la cosa che più mi preme è non prendere gol, metterci compatti dietro la palla e soffrire, cercare di togliere quanto più spazio possibile a tutte le squadre, non solo al Messina, perché non è detto che se non prendiamo gol a Messina dopo possiamo prenderlo, no, no, intanto ragioniamo a non prendere gol, iniziando dai due attaccanti, e poi dopo le soluzioni in avanti ci stanno, perché c'è qualità, e la giocata non gliela devo dire io, magari io vi posso dare qualche input, poi dopo la vedono loro davanti. Normale, normale, prima non, male che va finisce 0-0, meglio 0-0 che 1-1 o 3-3. Tornando agli allenamenti, abbiamo visto un cambio di atteggiamento radicale, un atteggiamento più offensivo da parte di questo Avellino, visto considerato che una delle principali cose di Avellino era quella appunto di chiudersi particolarmente in una difesa in maniera davvero incredibile. Sì, io non so perché, non, a parte non mi piace parlare di un atteggiamento passato, io parlo del, della mia squadra, in questo momento l'atteggiamento che voglio è che comunque quando si attacca si deve attaccare, però ci sono anche chi in quel momento deve pensare a marcare, perché non c'è modo migliore di marcare quando noi abbiamo la, il possesso di palla, quando siamo nella loro porta, quando stiamo attaccando sugli esterni. Io ai difensori io ho detto quello è il momento peggiore che possiamo prendere gol quando stiamo attaccando, quindi in questo momento la squadra deve attaccare con la massima tranquillità, quindi chi è chiamato in causa deve andare con la massima tranquillità, poi dietro ci pensiamo a difendere, l'importante è che quando si attacca di essere decisi e convinti di fare gol, qualsiasi possono fare gol. Torniamo a Messina, sono due città quando riguarda il calcio, tu conosci bene l'ambiente loritano, cosa dovrai. Ma intanto io su questo campo non ci ho mai giocato, sarà un campo più delle parti sarà vuoto, perché comunque non è che so che non è che è seguita tanto ultimamente, un po' per le vicissitudini che l'hanno coinvolta, un po' perché c'è un po' di contestazione nei confronti della società, e noi potremmo fare, se i nostri tifosi ci seguono come sicuramente ci saranno, potremmo dire la nostra. Le difficoltà non credo, perché comunque è una partita importante, i giocatori è facile preparare una partita del genere, il problema è quando giochi con squadre che magari non hanno mai giocato contro l'Avellino, quindi potranno un giorno dire abbiamo battuto l'Avellino, invece Messina-Avellino c'è stato in categoria importante, il peccato è magari solo la categoria in questo momento. La tua emozione personale? La mia emozione personale è... credo che quando sarò in pullman andrò in albergo, perché neanche a farla apposta andiamo in albergo dove io ci andavo da giocatore col Messina, quindi lì sarà il passaggio più duro, però no, in campo non credo perché mi conosco. Ti ripeto, da calciatore sarebbe stato più difficile entrare in campo, anche perché però noi giocavamo al Celeste, quindi Celeste ti dà emozioni più importanti di San Filippo. Però ti ripeto, la cosa che più conta in questo momento non è il ricordo di Marra, conta fare bene con l'Avellino.